sempre che un occhio attento, guardando le fotografie di una persona, riesce a capire molto di più del fotografo. Io voglio sviscerare la cosa con chi invece fa proprio questo lavoro e vedere se è vero che la fotografia, quanto racconta una fotografia del fotografo stesso. Queste fantasie trasformate in fotografie diventano un modo comunque di raccontare se stessi, no? È sempre un racconto di se stessi, qualunque cosa noi andiamo a fare, perché anche le nostre fantasie comunque sono una rappresentazione di noi stessi. Con un gruppo di persone abbiamo deciso di lavorare appunto sul tema quarantena, quindi lavorare, fare un diario di bordo di questo viaggio. Fotografi non professionisti, fotografi che hanno approcciato la fotografia non per velleità, che io voglio fare chissà cosa, no. Beh, intanto dobbiamo ringraziare immediatamente il Teatro Nuovo che ci dà la possibilità di ospitarci all'interno dei suoi canali social, quindi questo lo stiamo facendo per loro e ci fa piacere farlo per loro. Sicuramente poi il pubblico del Teatro Nuovo già ti conoscerà, perché insomma sia te che io abbiamo un rapporto intenso con il teatro, psichiatra, sessuologo, oggi ti abbiamo nella veste di psichiatra, okay. O comunque io mi sono rivolto a te per capire un attimino cosa ci può essere dietro ad una fotografia, al linguaggio che un fotografo adotta. Io invece, niente, con il Teatro Nuovo abbiamo dall'anno scorso, marzo-aprile, abbiamo iniziato questo. Il teatro ci ha ospitato, noi di IPIC, con dei workshop di fotografia che abbiamo iniziato a fare appunto presso il teatro, e da marzo dell'anno scorso abbiamo coinvolto più di 740 persone. Poi di queste persone molte hanno proseguito con dei percorsi di fotografia tenuti appunto dall'IPIC Academy da noi. Quando è stato ora appunto del casino che ha coinvolto tutti quanti, con un gruppo di persone abbiamo deciso di lavorare appunto sul tema quarantena, quindi lavorare, fare un diario di bordo di questo viaggio che tutti dovevamo affrontare. Allora, adesso svegliamo tutti il perché io invece ho voluto parlarne con te. Perché io quando inizio i percorsi di fotografia dico sempre, ok, beh, innanzitutto cerco di far passare il concetto che la fotografia è un linguaggio e non è un modo per ricevere un like, che bella foto, su Facebook piuttosto su Instagram, è proprio un linguaggio vero e proprio. E appunto dico sempre che un occhio attento, guardando le fotografie di una persona, riesce a capire molto di più del fotografo, piuttosto di quello che la persona ha voluto fotografare. Certo. Quindi da un lato c'è una lettura... Ok, tu hai fatto una foto, mi stai facendo vedere una situazione, mi stai comunicando una situazione. Effettivamente io posso capire e concentrarmi su quello. Ma se io volessi invece concentrarmi su il fotografo, la fotografia per me è una cartina tornasole, il lavoro, come affronta il lavoro, che ottiche usa, che approccio ha con le persone. Mi racconta un casino del fotografo. Certo. Secondo me questa è una cosa affascinante. Allora, quando il Teatro Nuovo, parlando col Teatro Nuovo, ci ha dato questa possibilità, ho detto, aspetta, no, allora io voglio sviscerare la cosa con chi invece fa proprio questo lavoro e vedere se è vero che la fotografia, quanto racconta una fotografia del fotografo stesso. Questi partecipanti non hanno l'ambizione di diventare dei fotografi. Certo. Questo lo preciso perché fa un po' la differenza. Sono persone normali, sì, con lavori, ognuno è suo, certo, e hanno detto, vabbè, io però quando viaggio voglio imparare a fare una foto un po' più decente. Quando è successo questo, abbiamo pensato di invece di lavorare su qualcosa, su un corpo lavoro diverso, su qualcosa di molto più coinvolgente, non è un viaggio, vado... fotografo quello che vedo, mi porto a casa un diario di bordo, una... E qui era usare la fotografia con un altro registro, un modo completamente diverso. Certo. Allora, per cercare di aiutarli inizialmente, io a loro mi sono posto suggerendo di dire, ragazzi, secondo me conviene affrontare la cosa, questo tema, io vi do tre mood
tre ipotetiche strade da seguire, sì, per poter realizzare delle fotografie in modo che voi abbiate dei paletti a destra e a sinistra e cercate di stare dentro questi paletti. Allora, subito io gli avevo suggerito di affrontate la tematica quarantena come se voi foste dei giornalisti. Sì. Giornalisti vuol dire non che dovevano uscire e fotografare, e quindi fotografare l'evento, la società, come recepisce l'evento e tutto questo, no, perché vivevano in casa, si vive in casa, si vive isolati, quindi era assolutamente impossibile fare questo. Ma giornalisti, gli avevo detto, è come, fate finta, voi prendete, uscite da casa vostra, vi scrollate la schiena, state lì un attimo, vi cercate di spogliarvi di quello che siete, riaprite la porta, entrate in quella situazione e da persone strane a quell'ambiente cercate di approcciare quell'ambiente. Poi avevo suggerito un modo un pochino più romantico, del tipo cosa vorresti ricordare fra 4 anni riguardando queste fotografie di questa situazione, quindi è un approccio completamente diverso. Certo. E poi un altro gruppo invece ha scelto un approccio più psicanalitico, cioè usare la fotografia come medium per raccontare se stessi, per raccontare lo stato d'animo, per raccontare, cioè, una fotografia un po' più introspettiva. Quindi avevo dato questi tre mood. La cosa carina, te lo dico subito, allora, sì, su 63 partecipanti, 18 hanno deciso un mood giornalistico. Sì. 23 hanno deciso un mood più psicanalitico, okay, e 22 un mood romantico. Quindi, alla luce dei risultati che abbiamo, devo dire che ha fatto un lavoro fantastico. Però questo vale fino a un certo punto, perché lo dico io, perché sono i miei allievi, quindi non vale. No, io devo dire invece una cosa, perché così diciamo poi anche una verità che non è da tenere nascosta. Io che ho già visto tutte le fotografie, no, perché voglio essere onesto, non è che oggi tu mi stai facendo vedere per la prima volta, no, le fotografie e boom, allora no, ci siamo comunicati prima, già tu mi hai mostrato le fotografie e devo dire che questo dimostra quanto loro erano già, no, vicini all'argomento e erano già molto capaci, no, di vedere le cose e sono stati veramente molto bravi nell'affrontare l'argomento. Quindi io devo dire che... E dopo chiudo la parentesi, dopo ti lascio parlare te, perché... Però prima di iniziare io farei vedere tutte le fotografie. Ok. Facciamo una carrellata delle fotografie. Ok. Finché faccio la carrellata utilizzo... faccio qualche parola sull'editing, perché le ho unite così, e poi ti lascio strada libera. Queste immagini, adesso io ho fatto un editing di 20 immagini, come si vede, queste immagini fanno parte di 15 persone, quelle che sono intervenute a lavorare sul tema, su un mood un pochino più giornalistico. Okay. Io chiaramente in questa situazione ne ho estrapolate una per persona, in alcuni casi ne ho prese due, ma semplicemente perché mi serviva a creare un filo conduttore, no? Perché qualcuno meritasse di più, qualcuno meritasse di meno. Quindi il lavoro che vediamo qui è il sunto di tanti lavori. La cosa interessante, che non faremo qui ed è impossibile, cioè... come poi invece ogni singola persona ha costruito delle storie con il loro lavoro. Quindi paradossalmente qui è come se ci fossero, con 15 partecipanti ci sono 15 storie, una diversa dall'altra, e io ne ho creata una 16ª, certo, fatta con le loro immagini fondamentalmente. Sì. Poi, come se io fossi un photo editor di una rivista, a me arriva il materiale, devo comporre, devo pubblicare poi sulla mia rivista il materiale e devo cercare di unire le fotografie. Praticamente sto approfittando anche per fare una piccola lezione di editing per i miei ragazzi che dopo vedranno, perché la cosa carina è che loro non sanno che stiamo facendo questa cosa. Ah, ecco, questo. Loro sono completamente, io gli ho sempre detto guarda sto facendo, ma loro non sanno assolutamente nulla. Sanno, e ho avuto autorizzazione per usare le fotografie, cioè sanno, è importante, io sono stato autorizzato da loro e loro hanno chiesto autorizzazione alle persone che stiamo vedendo in foto, quindi questo è assolutamente importante e da fare sempre.
però dopo vedranno. E loro sono sempre stati curiosi, ma perché? Quali scegli? Perché le scegli? Come le scegli? Quindi adesso nel fartele vedere a te, farle vedere alle persone che ci seguono, io ho sempre pensato di aprire con questa immagine qua perché è rappresentativa. Cioè io mi sento molto quel cane. Io mi spiace dirlo, ma siamo, mi sento molto. Siamo sentiti quel cane. Molto quel cane. Poi vabbè, abbiamo un'altra immagine in cui... Allora, abbiamo un'altra immagine in cui chiaramente si entra immediatamente in casa, già eravamo in casa, si continua a rimanere in casa. Quando ho scelto questa, io in questa immagine qui ho visto in questo cartone animato, ho visto il virus cattivo e il virus cattivo che entra in casa di tutti, che rompe delle quotidianità, quindi è un riferimento un po' simbolico. Se rimaniamo sempre in casa, appunto... come le persone possono reagire a certe notizie. Ho legato poi subito dopo quest'altra immagine perché qui c'è un gioco di colori, quindi dall'azzurro c'è un azzurro dell'altra immagine e questa invece racconta di più di cosa ha suscitato la reazione della signora, scusatemi, e a questa poi usciamo. Una cosa carina, volevo farti vedere per così. Guarda questa immagine e questa immagine, se io fossi un editore di una rivista, se questa immagine della giostra con il nastro rosso la facessi più piccola, la stessa dimensione di questa azzurra, certo, e le pubblicassi vicine, diventa un'unica immagine. Esatto. È come se appunto la ragazza con la mascherina che si guarda quando era libera e di qua c'è con la stessa dimensione del poster appeso il senso del perché c'è una costrizione. Il verde si riprende a questo verde e il rosso si riprende a questo... Esatto. A questo... Facciamola così. Ecco, sì, a questo rosa. Quindi graficamente come stanno bene assieme, per quanto siano due immagini fatte da due persone diverse che tra di loro non hanno mai dialogato. Poi vabbè, si va ancora avanti con sempre un taglio curioso verso l'esterno di vedere cosa sta succedendo. Questa guanti di plastica chirurgici e il giornale. Una scena sempre molto forte, quella del taglio dei capelli, per me è sempre mi spiegherai te il perché e per come, però il tagliarsi i capelli è sempre una scena, un'immagine molto forte. Invece poi andiamo subito, stando sempre dentro in casa, come invece qualcun altro cerca un equilibrio, cerca un'altra dimensione. Tutti noi abbiamo usato a rispolverare le soffitte, quindi questi topolini vecchi mi avevano affascinato, questa dimensione di questa persona che se li stava guardando. E aspetta che torno alla modalità doppio schermo che è così. Quindi altre attività che vengono fatte in casa, le due immagini stanno bene tra di loro per colori, per anche in questo caso soprattutto per colori, per palette colori. Quanti di noi, come noi stessi in questo preciso momento, stiamo facendo questo discorso usando Zoom, usando varie piattaforme, tutte ormai... E che hanno festeggiato il compleanno durante il periodo... Anche tu l'hai fatto con... il periodo di quarantena. Esatto, tutti, che ormai la multimedialità è diventata un nostro nuovo strumento, ma insomma... c'è sempre stata, ma non tutti l'abbiamo mai usata così tanto. Mm-hmm. E quindi si passa a quest'altra immagine, il spazi delle case adibiti a studio, che prima erano destinati ad altri, tutti ci siamo arrangiati a creare nuove situazioni. E verde qui, elementi verdi che congiungono poi con altri elementi verdi di questa fotografia qua, un altro taglio, un'altra situazione sempre casalinga. C'è chi vive da solo, e tante persone vivevano da sole che hanno fatto i compiti e loro si sono dovuti attrezzare con cavalletti o selfie, gli ho proibiti. Ho sempre invitati a posizionare le macchine, a farsi delle trappole fotografiche da soli. E quindi siamo in casa, elementi verdi anche qui che ci congiungono all'immagine successiva, un altro elemento verde che ci porta fuori casa. Immagine molto interessante,
E caratteristica di queste quarantene sono i frigoriferi pieni, un po' perché si andava a fare la spesa una volta a settimana e quindi si cercava di uscire il meno possibile, quindi si stipava tutto dentro il frigorifero. Qui mi si vede in fotografia perché partecipante era anche mia sorella, quindi non potevo dirgli no, tu non fotografare, quindi capitato che il soggetto fossi io. I balconi usati con mille sfaccettature, dalla fare la grigliata all'andare in bicicletta. Questa è bellissima. Il signore che si è posizionato alla bicicletta ha fatto sempre morire. Balconi, finestre viste da fuori anche di persone che leggono, certo. E usano gli squarci di sole in ogni... diciamo che tutti abbiamo imparato a sfruttare il sole al massimi livelli. Io per primo so che sul balcone posso prendere il sole dalle 11:30 alle 12:30, dopo non c'ho più il sole, prima una cosa che non sapevo, e poi appunto una chiusura con questa fotografia che secondo me racconta tanto di questa situazione, ma ti lascerò te. Quindi ecco, questo era per far vedere le 20 fotografie che io sono andato a strapolare, che secondo me raccontano bene questa realtà di 15 persone. Quindi ribadisco, fotografi non professionisti, certo. Fotografi che hanno approcciato la fotografia non per velleità, che oddio voglio fare chissà cosa, no, semplicemente la stavano imparando per uno scopo e si sono ritrovate ad usarle invece come vero e proprio linguaggio per comunicare ad altri la loro realtà, il loro stato d'animo, la loro dimensione. Chiudo e ti lascio parlare. Scusami, allora, lunghissima, però... No, ma era assolutamente necessaria e fondamentale, no? Per capire che cosa stiamo facendo, no? In questo momento, perché sennò, vabbè, vediamo delle fotografie, ma decontestualizzate non hanno, no? Rischiano di rimanere così, prive di significato. Allora, io... devo dire come prima cosa, ma non, sai che non sono uno cerimonioso, ma comunque io devo farti complimenti, perché tu sottolinei giustamente che sono delle persone non professioniste, ma c'è una qualità di fotografie, secondo me, di un livello molto elevato, e questo sicuramente è dovuto alle abilità e alle capacità e alle doti dei fotografi, ma anche di chi ha fatto fare loro un percorso. E questo è, secondo me, una cosa fondamentale, no? Perché i bravi allievi esistono se ci sono dei bravi maestri e viceversa. Ah, andiamo oltre, bene, no, grazie. Non è una cosa su cui sorvolare questa, no? È fondamentale. Allora, la prima considerazione che io voglio fare è proprio sull'inizio del discorso di come tu hai voluto approcciare questo lavoro e di dare ai tuoi allievi tre modi diversi di vedere questa realtà della quarantena e di come loro hanno voluto approcciarsi. Cioè, è importante quello che tu dicevi, che si sono più o meno equamente divisi, no, il compito di vedere sotto tre prospettive diverse questo periodo di quarantena. Perché? Perché è vero che la fotografia è un linguaggio, ma noi tutti utilizziamo il linguaggio che abbiamo, no? Il nostro stesso linguaggio, no? L'italiano, quello con cui ci esprimiamo, no? In maniera diversa. E ognuno, a seconda di come sceglie la prospettiva, dice qualcosa di sé. Perché? Perché c'è chi è più portato, come nelle fotografie, diciamo, giornalistiche, no? Nel raccontare qualcosa che vedono, e quindi utilizzare il linguaggio per raccontare delle storie di altri, e quindi diventa più l'espressione di una persona che è più capace a raccontare qualcosa che vede che fanno gli altri, e quindi utilizzare il linguaggio come racconto, no? di una situazione, di un contesto, di una storia. Oppure le persone che utilizzano il linguaggio per raccontare se stessi, e quindi quello che può essere la prospettiva che tu hai chiamata psicanalitica o forse psicologica o forse introspettiva, no? Perché abbiamo già visto le fotografie, forse la, la,
più che psicanalitica, sai che potrebbe far pensare, lasciami fare qua un po' il mio mestiere in questo senso, no, che poi ci fa pensare a delle robe strane, forse più introspettiva, no? Di quello che è un modo di esprimere se stessi attraverso il linguaggio della fotografia, e quindi quello che si è provato e che si è dentro, e che si ha dentro, non che, che si è e che si ha dentro. E poi la terza visione, la terza prospettiva, che è quella più del racconto della speranza, no? Di quelli che sono i sogni, di quelli che sono i desideri, e quindi il linguaggio serve per raccontare quelle che sono le nostre fantasie, perché quello che noi speriamo possa accadere nel futuro o come ci potremmo vedere nel futuro è proprio l'espressione di una fantasia. Ecco che la fantasia, teniamo conto, è una caratteristica importantissima del nostro modo di essere, ed è stata la fantasia, le fantasie, ciò che sono state estremamente stimolate da questo periodo di quarantena, perché l'essere costretti dentro una situazione, dentro una prigione, no? E poi è anche curioso pensare che queste prigioni sono state le prigioni che noi ci eravamo costruiti nel corso del tempo, cioè ognuno vive nella casa che si è costruito, no? e che si è creato, no? Nel corso del tempo, e che aveva utilizzato, no? come proprio luogo di vita, e poi a un certo punto è diventato la propria prigione, no? La prigione da cui si può evadere solo con le fantasie o solo guardando verso l'esterno. Ed ecco allora che il fantasticare, no? Si è fantasticato in vari modi in questo periodo di quarantena, e stiamo fantasticando in vari modi in questo periodo di quarantena, ed ecco che allora anche quella prospettiva secondo me è estremamente interessante. Quindi, però, quello che secondo me racchiude un po' o tiene insieme queste tre prospettive è proprio il senso di come io, persona, e in questo caso fotografo, voglio raccontare quello che è la fantasia di ciò che è fuori o di ciò che sarà, cioè di ciò che è fuori da questa prigione. E questo è molto importante ed esprime proprio come si possa utilizzare un linguaggio, no? in maniera assolutamente diversa. Poi è interessante comunque pensare che ognuno vive le proprie fantasie e il proprio linguaggio in maniera diversa, come tu dicevi, no? All'inizio, ed utilizza la tecnica, no, del linguaggio, quindi in questo caso la tecnica fotografica, ovviamente in maniera diversa, ma sempre dicendo qualcosa di sé, perché diventano queste fantasie trasformate in fotografie, diventano un modo comunque di raccontare se stessi, no? È sempre un racconto di se stessi, qualunque cosa noi andiamo a fare, perché anche le nostre fantasie comunque sono una rappresentazione di noi stessi. Noi fantastichiamo solo quelle che sono le caratteristiche più nostre, più profonde, no? Perché le fantasie raccontano qualcosa di noi. E quindi anche questo è un modo per andare a leggere queste fotografie. Se riesco, perlomeno ci provo, volevo cercare di fare un piccolo commento su ognuna, no? Tu parti dalla prima. Per spiegare a casa, sono io che gestisco lo schermo. Sì, ecco, sì, perché... Quindi tu dimmi... In mano la... eccola qua. Allora, noi abbiamo già commentato questa prima fotografia. Che... Ho commentato, perché quando l'ho vista io mi sono sentito molto cane, con sto peso sopra. Schiacciato! Allora, il bello di questa foto è... come il cane sia schiacciato al terreno, certo. E schiacciato, certo, anche da chi è stato l'autore, no? Come si dice, il secondino, no? Con in mano le chiavi, che ha chiuso la prigione, no? Certo. Che è rappresentato ovviamente
dalla faccia del nostro ministro, non dell'interno, del Consiglio dei Ministri, che ha schiacciato e ci ha chiusi in casa, no? In qualche modo. È bella questo racconto di questa fotografia, perché racconta un qualcosa di quello che ci siamo sentiti tutti, schiacciati, chiusi, e la foto del secondino, no, che aveva in mano le chiavi. Che abbiamo amato, che abbiamo odiato, ognuno a proprio modo, a seconda di quello che proiettava nelle proprie fantasie su di lui, no? Il nemico o l'amico. Poteva essere il nemico perché ci chiudeva, perché ovviamente tutti i secondini che hanno le chiavi chiudono la porta delle sbarre, no? Sono cattivi, ma può anche essere l'amico che ci salva la vita, no? Quindi a seconda di quello che noi possiamo vedere. La cosa ancora più interessante, secondo me, di questa fotografia è lo sguardo del cane, che poi siamo tutti noi, che guarda altrove rispetto... Ma oltre il fotografo! Cioè, guarda, in realtà guarda il fotografo, no? E quindi, ma no, ma oltre, esatto. E quindi guarda chi lo fotografa e quindi diventa se stesso, no? Cioè, il fotografo è il cane, no? Anche in questo momento... Però non guarda il secondino, non guarda ciò che ha provocato tutto questo, guarda altrove. Ed è questa, è la fantasia esce, no? Esce da questa parte, va altrove, quindi guarda all'esterno delle sbarre che sono rappresentate dall'immagine del telegiornale, della conferenza di Conte. Quindi è estremamente interessante. Passiamo a quella dopo. Beh, questa è quello che è un racconto. Tu hai detto una cosa bellissima, perché ovviamente il fotografo ha colto benissimo, no, quella specie di mostro che c'è nella televisione, che diventa la rappresentazione del virus, una delle possibili rappresentazioni del virus, ma questo è un racconto di ciò che hanno vissuto tante famiglie, no, che si sono trovate costrette, tra l'altro ancora prima che ci fosse il lockdown, i bambini sono stati a casa da scuola. Quindi c'è stato, se noi ci pensiamo, no, un lockdown per le famiglie che si sono trovate con i bambini a casa, quando ancora tante persone dovevano andare a lavorare fuori ma avevano i bambini a casa, e quindi hanno dovuto affrontare, non si sa come, cioè ognuno con dei propri drammi, no, interni, una certa situazione, e questi bambini lì soli, come eravamo tutti soli noi, no, a cercare di fantasticare, perché i cartoni animati sono la rappresentazione delle fantasie dei bambini. Quindi vedi, no, come la bambina guarda il cartone animato che è la sua fantasia. Noi che facciamo parte del mondo degli adulti, in questo periodo storico, abbiamo avuto il nostro vissuto da adulti, no, di come abbiamo vissuto questa situazione. E l'abbiamo raccontato, e lo stiamo raccontando, e vediamo come l'ha raccontato a proprio modo. È molto più difficile per noi adulti avere la percezione di come i bambini hanno vissuto, no, questo periodo, e avere la capacità anche di dire, ok, cerco di osservare quello che possono aver vissuto i bambini e che hanno meno capacità di racconto, o forse hanno i loro strumenti di racconto, no? Però che non sono così facilmente intellegibili per noi adulti. Quindi io trovo interessante la scelta di questo racconto, proprio perché ci fa vedere delle dinamiche a cui bisogna comunque pensare, ed è un modo per pensare e per riflettere, no? su quello che è successo. Quindi passiamo a quella dopo. Ecco, tu hai, nel momento in cui hai fatto il piccolo commento mentre facevi la carrellata, no? Tu hai messo l'accento sul colore, perché giustamente facevi un ragionamento di editing, e di come abbiamo vissuto. Io, da psichiatra, la prima cosa che ho visto in questa fotografia è stata l'ipocondria. Allora, l'ipocondria perché? Perché il gesto può essere interpretabile, no? Il gesto della signora che fa così e dire... Può essere il gesto di quando diciamo oh mio Dio, no? Che portiamo la mano alla testa e diciamo oh mio Dio, quasi come sorpresa e sconforto, no?
ma può anche essere il gesto di chi si misura la febbre, si tocca la fronte per sentire la temperatura. E dall'altra parte la signora ha in mano un rosario, e quindi io ho visto, no? Quindi il rosario che rappresenta la preghiera, che rappresenta la speranza, e quindi ho visto in questa fotografia un racconto dell'ipocondria, della paura, no? Di avere la febbre e la speranza di non averla, no? E quindi un gioco continuo, quasi un circolo vizioso, no? Che si crea tra la paura, la speranza, la preghiera, l'angoscia e il oh mio Dio, che cosa sta succedendo? Anche perché sembra che la signora stia guardando la televisione, no? Quella televisione di prima. E quindi è proprio un circolo vizioso di emozioni che scatena questa fotografia, che sembra apparentemente tranquilla, ma è forse una delle più dinamiche di quelle che tu hai scelto, no? dei tuoi allievi, no? Quindi molto bella. In tutto mi permetto di sottolineare una cosa: in un ambiente, per quanto si veda poco, comunque sì, il tavolino, la pianta posizionata là, racconta un sacco di... Allora, alcuni elementi visivi all'interno delle immagini funzionano anche quando c'è una... vanno a stimolare da parte dell'utente un richiamo a una propria memoria. Quindi, quando io ho visto questa immagine, la casa di mia nonna mi è apparsa immediatamente, o comunque questa architettura, questo modo, questa attenzione che avevano le signore, oppure... cioè, comunque viene anche raccontato questo dinamismo che ci deve essere sempre dentro la fotografia. La fotografia funziona quando si innescano contrapposizioni o quando si innescano appunto relazioni, avvolto in un ambiente calmo, statico, come per me erano le case di mia nonna, delle zie, cioè comunque dove il tempo sembra fermo, e invece da un lato il tempo fermo dietro, dall'altro il turbinio di sensazioni e di emozioni che questa persona potrebbe vivere e sta sicuramente vivendo, entra in contrasto appunto con l'ambiente. Io ci ho letto anche questo, cioè nel senso, io voglio anche l'importanza fare dell'ambiente di raccontare una situazione e entrare in contrapposizione invece con quello che il soggetto sta manifestando o sta... Ecco, permettimi di aggiungere ancora una cosa e faccio i complimenti al fotografo e a te. Fotografa, scusa, io non lo so, io non so i nomi dei... No, ma non li diciamo, però tanto loro lo sanno, quando vedono lo sanno, però non è carino dire i nomi, però... No, non sapevo, quindi non so né i nomi e quindi neanche il sesso, no, delle persone che fanno fotografia. L'abile utilizzo della sovraesposizione dello sfondo, perché quello sfondo così sovraesposto lascia spazio a una fantasia, perché noi in quella sovraesposizione possiamo poi metterci quello che sono le nostre fantasie. E assolutamente, non è una cosa tecnicamente, correggimi se sbaglio, ma tecnicamente così facile da realizzare, no? Questa... Allora, no, queste fotografie hanno subito tutte un editing, da parte, una post-produzione da parte mia, quindi tagli, con un ritaglio per aiutare, e una post-produzione, in questo caso non ci siamo messi d'accordo, è stata voluta e sovraesporre dietro per rendere più asettico anche, per quanto sia forte di rimandi, ma nel contempo asettico per dare spazio appunto. Però noi psichiatri diciamo sempre che dove c'è un vuoto noi siamo portati a riempirlo, no? E quindi quel vuoto ognuno lo riempirà con le proprie immagini, no? di fantasia, e quindi questo è molto interessante, quindi abilità e bravura, e complimenti a entrambi. Questa te la rubo: dove c'è, noi psichiatri siamo portati a dire che là dove c'è un vuoto la persona va a riempire, questa la prendo di pari passo, la metto nei corsi evoluti di fotografia quando racconterò l'importanza del vuoto dell'ambiente, perché vedi che c'è una crescita sempre personale anche in tutte queste questo cose. Non avrei dubbio. Bello è questo. Andiamo avanti. Andiamo. Ah beh, questa l'abbiamo già commentata. Io l'avrei forse messa anche in un altro gruppo, no, di fotografie. Tu lo sai perché? Perché è molto
costruita, ma ben costruita, no? Quindi bella. Poi è una scelta, no? Questa, non, del tutto legittima. È bello l'equilibrio che ha, e nonostante sia, per quello che ci fa vedere, estremamente angosciante, io trovo che questa fotografia abbia la capacità di darci calma. Sì. Forse per la scelta dei... È vero, perché? Perché? Perché vogliamo tutti concentrarci sulla bambina, su quello che respirava... Spiegami. L'occhio cade... Allora, l'abile scelta dell'inquadratura ci fa cadere l'occhio ovviamente nella parte destra alta della fotografia, dove c'è l'altra fotografia, no? E quindi noi siamo richiamati in quel mare, in quel ricordo, in quella fantasia, in quella situazione, che è quella bella, che è quella priva, no, dell'angoscia. Ma l'equilibrio che c'è nella costruzione dell'immagine e l'equilibrio dei colori, che sono colori comunque molto complementari, e da notare, la scelta della felpa, che è rosa, ma sembra che abbia delle nuvole, no? Quindi è un cielo rosa, che non è il cielo blu dell'altra fotografia, nella fotografia, ma rosa è un colore bello, no? E quindi sembra un cielo rosa che rappresenta la speranza che tutti abbiamo, no? Perché io penso, posso immaginare che una delle fantasie possa essere: il cielo rosa è bello, no? È come quello del tramonto, è come quello, o dell'alba, forse più che del tramonto, è più il colore dell'alba, il rosa. E quindi è l'equilibrio che dà calma. E secondo me questo è molto, molto interessante. Beh, questa è una delle foto più angoscianti, no? E il bello di questa foto è proprio l'angoscia che dà, secondo me. È il racconto dell'angoscia. Anche perché c'è una contrapposizione tra il fermo di tutto e quel terreno che sembra ipercalpestato. Lì è adesso, diciamo, allora, forse tu questo sicuramente lo sai. Una delle grandi componenti, secondo me, del bravo fotografo è anche una bella dose di culo, no? Nel trovare la situazione. Cioè, come in tutte le cose della vita... Non ha mai negato nessuno, manco Cartier-Bresson ha mai negato sta cosa, nessuno l'ha negato. È chiaro che poi per avere il migliore e il più grande culo bisogna essere nel posto giusto al momento giusto. Se non ci sei, il culo non ci sarà mai. Altra verità. Però è bello, no, questa idea, perché tutto è fermo, farebbe pensare che l'erba cresce, no, in maniera senza... Invece lì sembra che ci siano stati i bambini fino a 2 secondi prima a calpestare e a rovinare l'erba, però in realtà è tutto fermo. E quindi è questo contrasto che secondo me ci dà è una foto, ripeto, angosciante, ma è anche questo, l'angoscia, è raccontare l'angoscia. E quindi secondo me la rappresenta molto bene questo, e proprio questo contrasto è quello che inconsciamente stimola di più la nostra angoscia nel vedere questa fotografia, che in realtà è proprio molto statica e, al contrario di quelle di prima, non ti dà nessuna fantasia, no? Non stimola nessuna fantasia, ma proprio perché non stimola nessuna fantasia, perché sono bloccate le fantasie da queste, così dice, nastri, no, di blocco, proprio per quello è estremamente angosciante. Andiamo avanti. Questa è estremamente di reportage, è costruita anche qua molto bene, perché quell'anonimato, no, anche perché è fatta da dentro verso fuori, e quei contorni sono probabilmente da dove, no, lo sfumato, da dove l'obiettivo, no, prendeva. E ovviamente in quell'anonimato di quella persona tutti ci possiamo mettere, no? E quindi di nuovo quel vuoto che viene riempito dal nostro viso, no? Noi siamo quella persona che con i guanti legge il giornale, leggendo quelle notizie che ci hanno tanto angosciato e che continuano a angosciarci ancora in questi giorni. E quindi anche questa racconta molto, racconta noi stessi, no? Perché più o meno tutti
siamo stati quella persona in questo periodo di tempo, chi più chi meno, ma abbiamo cercato di leggere con i guanti e di guardare con i guanti quello che ci stava succedendo, però con i guanti, cercando di stare lontani il più possibile da quello che ci succedeva. Un distacco. Quindi io guardo quello che sto vivendo nei giornali come se i giornali raccontassero un'altra storia, invece sta raccontando la nostra storia. No? E guardo magari il numero di morti che mi racconta il giornale quando i morti ce li ho tra i vicini di casa o tra i conoscenti, perché per noi che viviamo in una zona che è così stata drammaticamente così tanto colpita, no? I morti li abbiamo tra i nostri conoscenti. Quindi anche questo è molto rappresentativa di quello che è stato questo momento storico. Ok, andiamo avanti. Tu prima raccontavi, nel raccontare la foto, un qualcosa di te, no? L'angoscia del taglio dei capelli, no? Secondo me sì, cioè, no, a me non me frega niente, a me mi puoi anche rasare, però la ragazza quando lascia il ragazzo si taglia i capelli, quando c'è un cambiamento si taglia i capelli. Qui, nei film, se vuoi approfondire una situazione, il taglio del capello prima che va in prigione prima del combattimento, o quando vai alle armi. Oppure quando vai alle armi, cioè comunque anticipa un qualcosa che è una sfiga della Madonna. Quindi sì, per me... Quel taglio di capelli a te, e questo è anche questo interessante, perché così vediamo... Così insegniamo anche alle persone che guardano una foto a capire anche qualcosa di più di sé. Allora, a te ha fatto venire in mente, e ti faccio notare questo, a te ha fatto venire in mente il taglio dei capelli prima di entrare in prigione. A me ha fatto venire in mente il taglio dei capelli prima di andare alla guerra, no? Del soldato, no? E l'iconografia cinematografica ce l'ha raccontata in varie situazioni, no? Il taglio dei capelli, anzi c'è una scena di un film famoso di guerra proprio dove c'era il taglio dei capelli, no? Proprio fatto con la macchinetta in questo modo. Io mi ricordo Full Metal Jacket, il classico, no? Grandissima. Quindi in questo abbiamo visto o la rappresentazione della prigione che abbiamo tutti vissuto o la guerra che stiamo affrontando, no? Contro quel nemico che non possiamo nemmeno vedere, no? E questo è il dramma, no? della situazione, il stile di guerra che abbiamo e stiamo vivendo, perché non abbiamo nemmeno un nemico visibile, no? Con cui prendercela, no? E questo è il dramma, è questo. E qua anche in questo caso non viene stimolata una fantasia se non quella di ciò che ci aspetta senza sapere quello che ci aspetta, perché il prigioniero che entra in prigione non sa quello che lo aspetta e il soldato che va in guerra non sa quello che lo aspetta, e quindi è la fantasia di ciò che non sappiamo e che conosceremo e abbiamo paura di andare a conoscere. Eh sì. E questa è molto, anche questa è molto bella. Molto bravo il fotografo, perché tutti ci siamo raccontati o abbiamo raccontato in questo periodo, sempre da adulti, no? Il fatto, io non ho bisogno da questo punto, del fatto di non potersi colorare i capelli, a me non me ne frega niente, anzi è la natura che me li ha colorati così, però non abbiamo pensato, no, invece al come tagliare i capelli ai ragazzi, perché mi sembra una persona giovane questa, no, che tagliano i capelli in un certo modo o evitano, no, la crescita dei capelli con un taglio così hard, così forte, no, così da combattimento. Andiamo avanti. Beh, qua, no, è tutto quello che hanno fatto forse più o meno tutti, no? Chi più, chi meno, chi una ginnastica, no? Vera e propria, chi la ginnastica da divano, ma tutti hanno fatto una certa ginnastica in questo periodo di lockdown, e stiamo facendo così. C'è chi è ingrassato, che ha cercato di non ingrassare. È un bel racconto,
è una bella inquadratura, anche questa molto equilibrata. Anche qua il pensiero va dove vanno le mani, dove va la direzione dell'energia, e quindi tutti pensiamo, no, che usciamo, no? L'energia scorre, perché questa è una posizione da yoga, no? E quindi l'energia scorre all'esterno e quindi fugge, no, dalla situazione. Infatti, graficamente, all'interno di, se io fossi photo editor, all'interno di un racconto visivo, questa è un thread union da quello che c'è prima a quello che c'è dopo. Viene anche usata graficamente per questa cosa qui. Molto per bene. Arrivare appunto a una situazione più statica. Ecco, questa è la fuga delle fantasie nelle fantasie del passato. E quindi io ho pensato, in questo periodo, ho pensato anch'io, pensa te, no? E pensa che coincidenza, che forse non è una coincidenza, il fatto che tu mi proponga una fotografia di questo tipo, tu me la proponga, il fotografo l'abbia fatta, e io in questo periodo ho pensato a un ricordo di quando ero giovane, di quando ero un bambino, no? E di una cesta piena di topolino, già all'epoca vecchi, che avevo nella casa di campagna, e che quando andavo d'estate, no, a villeggiare nella casa di campagna, recuperavo il topolino che avevo portato l'anno prima, no? Ed erano già vecchi dell'anno prima, no? E quindi è molto bella questa, e a me ha fatto pensare, cioè io ho pensato a questo in questi giorni, no? Ho fatto una fantasia su quella cesta e quel topolino, ed ecco qua c'è la fotografia. Quindi a me è piaciuto molto, mi ha stimolato molto in questo senso, però è proprio bello questo, no? Il fuggire nella fantasia di quelle che erano i nostri piaceri del passato, no? E quindi recuperare il nostro passato, il nostro vissuto, nel momento in cui abbiamo tempo di farlo. Perché di solito noi siamo sempre presi da come è forsennata, no, la nostra vita, e recuperare il nostro passato è quello che ci ha dato modo il tempo, no, scusate, ho perso l'italiano, ma il tempo che abbiamo avuto a disposizione ci ha dato modo di poterlo recuperare. Quindi mi è piaciuta molto per questo questa fotografia. I lavori di casa. Chi non ha fatto i lavori di casa e chi non ha pensato di farli e non li ha fatti, no? Però anche i lavori di casa sono stati una fantasia, perché ho dovuto pensare a che cosa fare o che cosa volevo fare e poi non ho fatto, no? E quindi è bello, mi rappresenta molto bene questa cosa. Io nelle poche uscite che ho fatto, andando in farmacia, andando a fare la spesa, passavo sempre davanti a casa di amici che abitano più o meno qua vicino, e ho visto proprio queste scene, no, di lavori di casa, e ho pensato, ecco, guarda, hanno approfittato di questo periodo per ristrutturarsi casa. E quante persone l'hanno fatto, no? In questo caso è un po' criminal minds sta scena, perché io ho anche altre foto di persone nei romantici in cui le coppiette si fanno, si dipingono, e hanno un mood completamente diverso da questa. Qua è tipo scena del crimine, devo squartare qualcuno che non ci siano schizzi. E proteggo tutto. Sì, la si può interpretare anche in questa, e viene fuori in questa tua interpretazione, no, quella parte più psicopatica di te che va bene, che tutti abbiamo dentro e riusciamo più o meno a tenere nascosta. Ecco, va bene, andiamo avanti. E beh, l'abbiamo detto prima, ci sono stati una bella fetta della popolazione che ha festeggiato in maniera un po' triste. Ha festeggiato tristemente. Alternativa, dai. No, ma sì, perché i propri compleanni, e qua c'è il mezzo, no, di comunicazione con gli altri, che sia una piattaforma, che sia l'altra, abbiamo scoperto come si possa evadere, no, dalla realtà, rimanendo in contatto con le persone, anche se siamo molto distanti. Già noi utilizzavamo forse un po' troppo,
no? I nostri device, i nostri computer, abbiamo scoperto invece come utilizzarli in maniera sana, avvicina seriamente le persone, che è un po' quello che stiamo facendo noi in questo momento, no? E quindi utilizziamo un mezzo tecnico per essere vicini, anche se siamo lontani, e poter comunicare ed esprimere dei concetti in questo momento. Molto bella, ed è anche questa, secondo me, faccio un richiamo con la trade union che ho dato della fantasia, la fantasia di una festa che verrà. Cioè, quei 43 o 34 anni, che dir si vogliano, ma bello anche questo, no? Perché dobbiamo anche sottolineare questa chicca e questa abilità, ci si ripromette di festeggiarli in un altro momento, no? E quindi fantastichiamo e investiamo di fantasie, o quel compleanno o il prossimo, speriamo di farlo in maniera diversa, insieme alle persone che amiamo, che vediamo solo rappresentate in quello schermo in quel momento. Ah beh, il tutto e il niente, no? Il tutto e il niente. E adesso dove mi metto? Esatto, in quella condensazione, no, di tutto, in quel forse monolocale, ma chissà, fantastichiamo, perché dico forse monolocale? Perché c'è anche una lavatrice, no? Oltre tutto il resto. Quindi... No, secondo me questa è una cantina, è la parte interrata di una casa grande in cui si buttava la lavanderia della signora e sì, la taverna, quella che poteva essere una taverna, secondo me. Potrebbe essere la taverna, ma la taverna diventa il luogo che si va a vivere di più, no? In certi momenti, no? Il luogo di vita. In cui si fanno le cose. 5 persone che prima non frequentavano casa, te ti rimane solo lo sgabuzzino, la taverna dove si buttava tutto. E dove tutto viene conservato, perché nota una cosa, perché l'abilità anche. Lo snowboard. Ci sono ancora le lucine di Natale e la scritta Buon Natale. No, non l'ho vista. Ah sì, non l'avevo vista. Perché quella è la scritta Buon Natale, ci sono ancora le lucine di Natale. Cioè, tutto si è fermato, no? In quella stanza, e tutto talmente fermo e tutto congelato, se non quello sguardo che va su uno schermo bianco e che esce da lì, no? Proprio quella è quella prigione, è proprio una prigione quella, no? Però c'è quello schermo bianco che è la via di fuga, no? Verso ciò che è l'esterno. Addirittura in quella prigione, e quello che giustamente tu hai detto, forse è una taverna, in quella prigione non ci sono nemmeno le finestre. L'unica finestra è quella finestra bianca, no? Da dove esce la luce. Di nuova tecnologia. Andiamo avanti. Anche qui, l'abbiamo detto con il topolino, è il recupero del passato, no? Dei giochi del passato e in uno spazio angusto, no? Quindi di nuovo abbiamo quel cortile angusto dove c'è sia il dondolo, sia la moto, sia la serra delle piante, e ci mettiamo anche il gioco per giocare. E che cos'è il gioco se non un modo per fantasticare qualcosa e uscire da una certa situazione, no? Ci concentriamo sul gioco e non pensiamo a quello che sta succedendo. E quindi il bello è questo. Qua è la tranquillità della solitudine, che poi rivediamo in una foto dopo, che secondo me è anche quella molto rappresentativa della solitudine. E qua è come riempire una solitudine molto... La scelta, secondo me, del grandangolo è per far diventare enorme la solitudine, cioè far capire quanto è enorme quella solitudine. Allora, il lavoro del ragazzo, appunto, che lui vive da solo, e vedi, è in fase di... si è anche appena traslocato tutti gli scatoloni che ci sono, aveva la casa disseminata di scatoloni, no perché è disordinato, ma perché poverino stava...
E praticamente lui, appunto, ha posizionato la camera su un cavalletto e a mo' di time lapse faceva andare la camera durante il giorno. Quindi una volta lo vedi seduto lì, una volta lo vedi seduto sul coso che sta leggendo, una volta lo vedi che sta facendo mangiare. Cioè, abbiamo usato lo stile Grande Fratello per vedere lui in tante situazioni in cui va a riempire la casa, il suo tempo, sempre in questo vuoto, in questa solitudine. E quindi questo è uno dei frame, dei tanti che lui ha fatto. Allora, chiaramente io non potevo saperlo, così, ma anche l'idea del time lapse, no? È bellissima. Cioè, in questo lavoro, cioè questa foto allora rappresenta un lavoro, ovviamente, di giornalistico, e ovviamente giornalistico è una storia. Noi vediamo un frame della storia. Molto bella l'idea del time lapse, no? Che racconta quello che c'è, che è la vita di una persona, no? Dentro, no? Che però è sempre in quella stanza. Molto molto bella anche questa, molto bella e interessante. Ecco, dai, lasciati andare, lo so io che questa foto ti piace. io amo è la foto che mi è piaciuta di più, forse perché mi dà dei richiami. Adesso tu qua psicanalizziamo lo psicologo adesso, dimmi perché. No, ti piace. Perché forse perché mi dà dei richiami culturali, fotografici di grandi fotografi del passato, cioè di questa costruzione della fotografia fantastica, di questi piani che si intersecano geometricamente, proprio dei grandi della fotografia, no? Quindi l'abilità di utilizzare un sistema di racconto tipico dei grandi del passato della fotografia, che ha fatto grandi certi fotografi, e io amo, forse perché amo quei fotografi e quindi amo questa fotografia. Ma poi secondo me è veramente un racconto, cioè c'è un racconto in questa fotografia, ed è proprio un racconto giornalistico di situazioni diverse, tutte che si sovrappongono, perché abbiamo il tetto, e il tetto, no, è la parte che ci fugge verso l'esterno, però poi abbiamo il cortile piccolo e in ombra dove c'è una ragazzina da sola, quella che io interpreto come una ragazzina da sola, e poi c'è l'albero e c'è il sole, c'è l'ombra dell'albero, però ci appare un piccolo ramo, no, dell'albero, e dall'altra parte ci sono le persone che giocano a pallone sovrastate da un balcone vuoto. Cioè, c'è tutto, cioè in questa fotografia io vedo e sento tutto, ed è per quello che a me proprio è quella che mi piace di più, cioè una costruzione abilissima e un racconto pieno, perché è riuscita a mettere in quella foto quello che poi singolarmente e in maniera magari anche più approfondita hanno fatto tutte le altre fotografie, no, singolarmente. E quindi io trovo che è stata di un'abilità incredibile e veramente, non so neanche se uomo o donna, questo donna? Donna che vive in una mansarda piccolissima e ogni tanto usciva sui tetti a prendere aria, come la tartaruga esce. E cioè, esce e vede questa scena meravigliosa, ha saputo coglierla con grandissima abilità. Quindi io trovo che questa sia veramente... Cioè, tu facevi prima delle valutazioni di editing, no? Se io fossi... Io, ma non sono certo te, no? Se io fossi l'editor, questa sarebbe la fototitolo. Per me, la utilizzerei come titolo. Sì, in questo caso bisogna vedere se la foto ti permette di mettere il titolo. In questo caso lo so. diventa grafia. Certo, bisogna tutte altre cose che vanno oltre le mie capacità, però per me è un titolo, cioè questa foto è un titolo. Okay. Elisabetta sarà contenta. Benissimo. Andiamo avanti. Beh, questa, anche questa è veramente un bel racconto, ben costruita in maniera, dal punto di vista della costruzione fotografica, e c'è tutto quello che abbiamo voluto e non abbiamo voluto, no? Stipiamo dentro e il mangiare che poi non vorremmo mangiare, perché poi se mangiamo troppo e ci muoviamo troppo poco abbiamo paura di ingrassare, no? E quindi il frigo
è pieno perché l'ho riempito o è pieno perché ho cercato di non mangiare troppo? E questo è il... E quindi questo è, no, il quesito che ci chiediamo, che ci poniamo, e poi la speranza di non doverlo riempire più così tanto, no, quel frigorifero. Vabbè, qua. Ma qua non qua è l'utilizzo dello spazio ed è in quel piccolo bancone, però c'è la speranza, c'è il segno della festa, cioè la grigliata è il segno della festa, e quindi è il bello, è questo, in una strada vuota, no? Vuota, senza nessuno, e che corre verso l'infinito, ovviamente nel punto focale, no? La fuga verso l'infinito nel punto focale della fotografia, per chi, no, lo dico io da non fotografo, così almeno poi mi prendo il cazziatone da te, i punti focali sono in questo, aspetta, non riesco qua, 1, 2, 3 e 4, no? In una, giusto? In una fotografia, cioè in quella posizione, quindi molto bella. Andiamo avanti. Non voglio commentare troppo, e qua è il genio del genio, non so se è più genio, il fotografo o la persona, e forse una delle persone più intelligenti degli amanti di andare in bicicletta. Allora lui è una, ve la dico io, di una scena che ho visto e ve la racconto, e questo mi permette di fare un piccolo racconto al di là del racconto della fotografia, perché mettere i rulli per una bicicletta da corsa su un balcone così piccolo e fantasticare senza essere, per quelli che vanno in palestra che hanno lo spinning, spesso le biciclette da spinning hanno davanti gli schermi, no, quelle più moderne, quelle più belle, dove vedono, no, i percorsi ideali, no, così. Lui non ha neanche lo schermo perché ha il fuori che è vuoto, no? Ha tutto dentro lui, ha tutto dentro. Esatto, è tutto così. E quindi lui, bravissimo, perché ha fatto il suo sport senza mettersi e mettere gli altri in pericolo. Io ho visto una scena analoga di due persone che avevano un giardino, io abito a Desenzano del Garda, quindi c'è un giardino che aveva delle un po' in discesa e con degli alberi, e questi con le mountain bike facevano il percorso all'interno di un giardino molto piccolo, però con salite e discese, e quindi un micro percorso, no, con la mountain bike all'interno del loro giardino, che è una roba molto analoga. Io non l'ho fotografata quella scena. Beh, dopo 10 giri il giardino da buttare via, però, perché sì, dopo 10 volte che passi la stessa traccia, certo. Però il bello è questo, e quindi è la fantasia di fare lo stesso il proprio sport, anche uno sport tipico, no, per il bisogno delle grandi distanze come la bicicletta, fatto in un metro quadrato e mezzo. Fantastico. Grazie. Ecco, questa è la foto che secondo me meglio racconta la solitudine, no? E meglio racconta la solitudine anche delle persone più in difficoltà, no? Diciamo così, no? Che sono rimaste ancora più sole già al di là della loro solitudine. Per cui un complimento al fotografo per come è riuscito a trovare questo momento, a congelare questo momento. Ovviamente bellissima, bellissima fotografia per la luce, no, che colpisce la finestra, è solo la finestra, gli alberi, l'ombra, cioè, quindi è bella questa fotografia perché è costruita molto bene, e il puntino centrale di quella persona è veramente l'infinito della solitudine, e quindi molto bella. Ciò che si mette al centro, no, è proprio, cade lì l'occhio, ma di una roba molto piccola con un'immensa solitudine dietro, il nero, no? C'è quel nero dietro che dice tutto. Molto bella. E questa è l'ultima. È l'ultima ed è un gioco su ciò che siamo, ciò che non siamo, ciò che speriamo di essere, ciò che speriamo di diventare, su un tramonto, no? A me fa pensare il tramonto, quella luce, non lo so, su un tramonto che mi dice speriamo che finisca presto questo,
questo momento, no? E quindi tu hai pensato al tramonto, io ho pensato all'alba. Tu stai dicendo sperando tramonto e comunque c'è. Io invece l'ho legata all'alba, una situazione di merda che ancora devo affrontare, una situazione di merda che mi sta avvolgendo con questa luce crepuscolare, che questo azzurro io lo leggo, a me non è mai piaciuta quando in fotografia si dice la golden hour, l'ora blu la famosa ora blu, il periodo migliore. Io quell'ora blu lì l'ho sempre legata alla nostalgia, alla malinconia. Non ho mai legata a un qualcosa di bello come la luce quando è gialla, la golden hour. La luce crepuscolare l'ho sempre legata alla malinconia. E quindi io qui ho pensato una persona che ancora non è riuscita a dormire, che si è alzata presto al mattino perché comunque presa da ansia, presa la situazione. Io ci ho legato la parte negativa, te ci ha legato la parte positiva. Allora, devo dire questo: la luce, se vogliamo essere precisi, in realtà fa più pensare a un'ora mattutina. Però è l'interpretazione che poi noi mettiamo, no, dentro ogni fotografia, quindi questo, il linguaggio. Il fotografo ha detto una certa cosa che poi noi interpretiamo a nostro modo. Quindi quella luce, che è ambigua, sicuramente ambigua, probabilmente è una luce mattutina, ma io la voglio, anche se so che è una luce mattutina, io la voglio interpretare in un altro modo. No. Comunque, no, non è vero che è una luce mattutina. Sembra più forse più mattutina. No, la luce crepuscolare, l'ora blu, è caratteristica sia dell'alba che del tramonto. Okay. È giusto così, se ci sta ascoltando qualche fotografo addetto addentro a questi concetti, magari sotto ci commenta, no, stai di una minchiata, perché comunque non è vero la luce. No, è caratteristica di entrambe le situazioni. Okay. È un quarto d'ora prima del, è un quarto d'ora dopo del, ed è, può essere di entrambe. Okay. Però dopo ognuno di noi c'è la lega dove vuole. Ecco. Beh, mi sembra che abbiamo fatto un bel commento. No, ma guarda, io, ti ringrazio. ti ringrazio un corno perché prossima settimana ci rivediamo qui perché commenteremo il ragazzo. Cosa vuoi la prossima volta? I romantici o i psichiatrici, come dicono loro? Allora, chiamiamoli introspettivi. Io voglio dire introspettivi. Tu vuoi dire gli introspettivi? Ok. Gli introspettivi, perché l'ultimo argomento, l'ultima prospettiva la lascerei come ultima, nella speranza che sia, siamo alla fine. Ecco, diciamo così, che siamo alla fine. Va bene, dai. Allora, intanto salutiamo i nostri ospiti, no, i nostri ospiti, i nostri proprietari di casa, i ragazzi del Teatro Nuovo, e ci si vede. E prossimo appuntamento. Con gli introspettivi.